Ciao Fabio, oggi abbiamo celebrato la tua carriera con una sfilata evento. Abbiamo visto anche che alla fine eri commosso. Cosa hai provato in passerella? Racchiudere 15-16 anni di carriera è stata una cosa molto, molto, molto dura, nel senso non è un vero addio, nel senso voglio dare la possibilità ai giovani comunque di poter intraprendere questa carriera e, lasciando comunque un mio posto penso che sia la cosa anche più giusta per il futuro, quindi mi sto mettendo leggermente da parte. Quando ci sarà possibilità appunto di fare comunque delle sfilate, se vorranno, io sarò presente, però mi sto dedicando più a altri progetti miei personali, non sarà più la mia priorità. Quindi giovani, tutto quello che può essere l'aiuto sul sociale, su quello che mi batterò proprio per il futuro. E ora siamo nel pieno della Milano Fashion Week, quali trend ti aspetti per i prossimi mesi? Guarda, qua davanti noi abbiamo una bellissima cover, tra l'altro, che dovreste conoscere secondo me. All'inizio mi hanno detto: Fabio, guarda che ti metteremo in cover con questo pink, no? Con questo rosa particolare. Adesso guardando la cover e guardando le collezioni posso dire che avevate ragione. Quindi questo sarà uno dei colori primari per le nuove collezioni. Quindi colori secondo me fluorescenti, sgargianti, e spero anche in un'unificazione appunto delle collezioni stesse. Quindi non avere spring, summer, fall, winter, ma avere una collezione che possa essere anche mettibile per tutte le persone, capisci, 365 giorni all'anno, fondamentale. E adesso dove ti vedremo se non in passerella? Guarda, prenderò un paio di mesi sabbatici per pensare a un po' di cose, pensare a progetti futuri e continuerà appunto il mio progetto con la moda, con le scuole e vorrei veramente focalizzarmi sulla mia parte più spirituale, energetica, che più quella professionale. Quindi ho tanta carne al fuoco, no? Come si dice, tante proposte e vedremo quale sarà la più giusta, la più opportuna. Grazie. Grazie mille a voi.